E diamo inizio a questo webinar, La transizione energetica in Europa, quali le prossime sfide, un evento programmato nell'ambito del progetto Il Parlamento dei diritti, cofinanziato dall'Unione Europea. E vogliamo parlare quindi appunto di quello che si sta facendo per la transizione energetica in Europa e per gli obiettivi, come dire, di neutralità delle emissioni di carbonio. Oggi con me ci sono l'onorevole Nora Evi, eurodeputata del gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, la dottoressa Maria Grazia Medulla, responsabile di clima ed energia del WWF Italia, il giornalista Samuele Maccolini di Torcia. E tra i vari temi che andremo a toccare, ci saranno quelli che riguardano appunto gli obiettivi che l'Unione Europea si è prefissa entro il 2050 di ridurre le proprie emissioni, arrivando ad essere neutrale con la propria impronta di carbonio, e del come e del perché per andare incontro a questi obiettivi e perché questi vengano realizzati si debba passare necessariamente dalla transizione energetica, essendo la produzione di energia l'attività umana che produce più CO2. E per riuscire a realizzare questi obiettivi di decarbonizzazione e di transizione energetica, l'Unione Europea e le istituzioni europee stanno cercando di legare la transizione ovviamente anche all'economia con la cosiddetta finanza verde e finanza sostenibile. Uno, diciamo, dei tanti modi in cui si sta procedendo in questa direzione è la cosiddetta tassonomia verde, ovvero la classificazione di quelle attività economiche che possono aiutare la decarbonizzazione e la transizione energetica. Questa tassonomia verde, che negli scorsi anni, nello scorso anno, è stata, diciamo, ultimata, all'inizio di quest'anno, all'inizio del febbraio di quest'anno, è stata, diciamo, emendata, sta cercando di essere emendata con quello che viene chiamato l'atto delegato complementare su iniziativa della Commissione, che vuole introdurre l'energia nucleare e l'energia prodotta con il gas quali fonti di transizione e quindi considerarle energie in un certo modo verdi. Vi è stato da subito, come dire, un forte dibattito su questo tipo di classificazione, dibattito che è stato anche, come dire, nutrito dal fatto che lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche alla Russia hanno fatto sì che il prezzo del gas salisse in maniera sensibile e con questo l'inflazione, creando quindi una situazione molto delicata. Vorrei quindi iniziare a dare la parola all'onorevole Eleonora Evi per chiedere il punto di vista della politica per quanto riguarda queste tematiche. Grazie, grazie molte. Intanto grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti. Dunque, temi complessi, temi enormi, vastissimi, che tento di affrontare con ordine. Dunque, sì, l'Unione si è data degli importantissimi obiettivi, ha fissato nella sua legge europea sul clima ormai già da tempo l'obiettivo della neutralità climatica al 2050. E un obiettivo intermedio di riduzione dei gas serra al 2030 del 55%. Però in questo momento storico non ci stiamo rendendo conto che bisogna fare di più, bisogna accelerare questo processo e bisogna velocizzare la trasformazione non soltanto del nostro sistema energetico, ma di tutta la nostra economia. In particolare ci siamo come risvegliati da un brutto sogno, veramente una sorta di grande incubo. I leader europei si sono improvvisamente svegliati da questo brutto sogno, rendendosi conto che le politiche energetiche dell'Unione negli ultimi decenni hanno consegnato il nostro continente ad una fortissima dipendenza delle importazioni di combustibili fossili, in particolar modo ovviamente adesso dalla Russia. E questa guerra vergognosa, questa guerra criminale che è in corso, ci sta facendo appunto molto riflettere rispetto alle scelte politiche fatte nel corso degli anni. Se avessimo iniziato da tempo una transizione energetica ed ecologica, quando anche molte forze politiche, in particolare i Verdi, chiedevano maggiore ambizione di accelerare questo processo, oggi forse non ci troveremmo in una situazione così complessa e così grave. Però questa
guerra ha appunto ha fatto aprire gli occhi, ma attenzione, il tema dell'aumento dei prezzi delle bollette, in particolar modo la crisi energetica, era un processo già in corso, già da più tempo. E io parto subito anche da questo ragionamento, da questo fatto che io trovo assolutamente scandaloso e che ci racconta una volta di più quanto aver concepito e costruito tutta la nostra economia, in particolare in modo il sistema energetico, sulle fonti fossili sia stato estremamente sbagliato, dannoso e pericoloso, e oggi anche particolarmente pesante, soprattutto sulle fasce più fragili, più deboli della nostra popolazione. Mi spiego meglio, una delle questioni che noi abbiamo denunciato fin da subito è la vicenda vergognosa degli extra profitti, quindi profitti miliardari fatti dai colossi energetici che hanno di fatto guadagnato sulla pelle dei cittadini e delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, facendo appunto profitti di gran lunga superiori rispetto a quanto preventivato. E questo perché? Perché, come ormai sappiamo bene tutti, la questione qui è molto semplice. Aziende energetiche che avevano fissato dei contratti di acquisto di gas di lungo periodo, quindi con un prezzo fisso, hanno però potuto vendere questa materia prima sul mercato a prezzi appunto gonfiati, esorbitanti, e questo ha una ricaduta devastante sui cittadini e sulle imprese. Bene, dall'Unione Europea è arrivata una voce flebile, sottile, per iniziare a dire: tassiamo questi extra profitti. Eppure poco si è mosso in Italia. Quello che è stato fatto è, dal mio punto di vista, assolutamente limitato e assolutamente insufficiente. In particolare penso al fatto che oggi questi extra profitti vengano tassati per il 25%, ma questi sono soldi dei cittadini, ovvero 40 miliardi. Questi calcoli del governo, i calcoli del governo italiano, che ha calcolato 40 miliardi di extra profitti soltanto negli ultimi 6 mesi. Questi sono soldi che non possono essere tassati al 25%, perché significa fare il solletico a queste enormi aziende energetiche. Questi sono soldi che vanno restituiti in toto alle famiglie e alle imprese italiane. Perché sono partita da questo? Perché credo che parlare oggi della questione energetica non si possa prescindere anche dalla questione sociale, perché noi stiamo vedendo sempre di più, come in questo momento storico, sempre di più le diseguaglianze sociali aumentano a livello globale, nord e sud del mondo, aumentano a livello europeo e aumentano a livello italiano e anche a livello di singola città, di singolo comune. E questo è drammatico. Dopo una pandemia e ora con una guerra, tutto questo non può essere taciuto e non può non essere affrontato. E io ritengo che quindi, anche a partire dal sistema energetico e dal modello energetico di riferimento che noi abbiamo moltissimo lavoro da fare per cambiare e per avviare quindi appunto questa transizione energetica ed ecologica, che parto anche da questo come elemento, dal mio punto di vista, importante e cruciale su cui iniziare un ragionamento. Noi dobbiamo cambiare un modello energetico che fino ad oggi si è basato moltissimo su pochi grandi attori, pochi grandi soggetti che hanno prodotto e avuto le capacità, la stazza e la possibilità di produrre e distribuire energia, verso un modello energetico distribuito orizzontale che faccia del cittadino e del singolo cittadino e della singola impresa, della singola famiglia, un autoproduttore, autoconsumatore di energia, garantendo quel diritto che è stato sancito dalle regole europee nella scorsa legislatura. È stato introdotto un vero e proprio nuovo diritto per i cittadini, ovvero quello di poter appunto produrre e autoconsumare la propria energia, il cosiddetto prosumer. E io credo che questo è il modello a cui noi dobbiamo guardare e dobbiamo lavorare per velocemente mettere in campo delle soluzioni per appunto cambiare il nostro modello energetico, perché si tratta di un modello energetico democratico e resiliente e soprattutto
questione cruciale in questo momento storico, ci aiuta fortemente a contrastare la crisi climatica. Crisi climatica che, nonostante i grossi, enormi avvenimenti che stiamo subendo, che stiamo vivendo, è lì, è presente e continua, dal mio punto di vista, a non essere affrontata con la dovuta emergenza, con la dovuta urgenza, con la dovuta determinazione e col dovuto coraggio. Non siamo noi, non è il Parlamento europeo, non sono i Verdi, ma sono i campanelli di allarme suonati da moltissimo tempo da parte della scienza a ricordarci appunto quanto la finestra di azione per intervenire e cambiare il corso delle cose, quindi limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi sia cruciale, sia appunto un qualche cosa di urgente da mettere in campo velocemente. Ma ci sono anche altre indicazioni molto chiare che dovrebbero essere ascoltate proprio in questo momento storico. Io penso alle valutazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che già nel 2021 ha prodotto una relazione in cui disegnava gli scenari per arrivare al cosiddetto appunto net zero nel 2050, in cui diceva in maniera molto molto chiara che nuovi investimenti in infrastrutture fossili non sono di aiuto in questo momento a raggiungere appunto i nostri obiettivi climatici, non sono in alcun modo di aiuto, e che quindi qualunque tipo di investimento dovrebbe appunto essere abbandonato. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, che peraltro appunto non è un ente di estremisti ambientalisti che insomma, come o radical chic, come qualcuno in passato ha definito anche gli ecologisti, ma appunto un'agenzia assolutamente autorevole, che ha però ben chiaro anche quali sono le priorità di azione. Tra le priorità, e qui mi voglio soffermare velocemente, che a livello globale, ma soprattutto a livello europeo ed italiano, noi dovremmo mettere in campo rapidamente, velocemente, c'è la riduzione dei consumi energetici, che è il grande tema su cui io vedo pochissima azione politica e appunto impegno politico con misure concrete. Va detto, questo lo voglio dire in maniera molto chiara, il pacchetto proposto dalla Commissione europea, Repower EU, pubblicato recentemente, finalmente mette un accento forte sul tema dell'efficienza energetica e ovviamente dello sviluppo delle rinnovabili. Scusate, perdonate, ho ricevuto una chiamata, ecco, perdonatemi. Il pacchetto Repower EU è senza dubbio stato un pacchetto molto importante, perché segna davvero, forse per la prima volta, una grandissima attenzione sul tema appunto rinnovabili e efficienza energetica, e fa una cosa molto importante: aumenta l'ambizione, il livello di ambizione delle politiche, delle proposte legislative sul tavolo nell'ambito del pacchetto Fit for 55, dove la Commissione si è impegnata a rivedere le sue direttive, in particolare penso appunto alla direttiva sull'efficienza energetica, direttiva fondamentale che finalmente viene messa, dal mio punto di vista, più in luce e valorizzata per quelle che sono le enormi potenzialità che ha appunto l'efficienza energetica. In particolar modo la Commissione propone e chiede ai legislatori di aumentare i target di efficienza energetica al 2030, cruciale, perché poi il 2030 sarà ed è quello step cruciale, fondamentale per garantire che le nostre politiche raggiungano gli obiettivi climatici. Ritengo quindi con un buon passo avanti fatto dalla Commissione europea, ma ancora i giochi sono aperti. Perché dico questo? Perché il Parlamento europeo sta in questo momento rivedendo tutta una serie di direttive, di regolamenti, in particolare appunto sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili. Io ho seguito in Commissione Ambiente la revisione della direttiva sull'efficienza energetica e sono riuscita ad ottenere un obiettivo più ambizioso per il 2030, perché, ripeto, qui è cruciale, ci giochiamo tutto. L'energia migliore, quella più pulita, quella più economica, è quella che non utilizziamo, e quindi la grandissima attenzione deve essere messa per la prima volta davvero
sul tema della riduzione dei consumi energetici e dell'efficienza energetica. Ci sono innumerevoli dati che ci dicono quanto oggi questa strada sia, sia vincente. Se pensiamo per esempio che un incremento di un punto percentuale di efficienza energetica toglie fuori dalla povertà energetica 7 milioni di persone, sono numeri incredibili. Per ogni punto percentuale di efficienza energetica noi andiamo anche a ridurre i nostri consumi di petrolio del 3.5 e di gas del 2.5. Questi sono numeri che appunto fanno molto riflettere e ci dicono una volta di più quanto le politiche di efficienza energetica siano cruciali. Però, e qui un'ultima stoccata, tornando in casa nostra a livello italiano, io vedo poca attenzione su questo tema, in particolar modo in questo momento, quando abbiamo appunto necessità fortissima, prima ancora di andare a capire e vedere come diversificare i nostri approvvigionamenti di fonti fossili, in particolare di gas, di fare intanto una valutazione di quello che ci serve e mettere in questa valutazione in via prioritaria tutti quei benefici potenziali che misure di efficienza energetica, che non sono soltanto ed esclusivamente la ristrutturazione degli edifici, ad esempio, sicuramente un tema su cui l'Italia ha iniziato, magari prima di altri paesi, a fare delle proposte, penso con il super bonus 110%, che però è una misura che incentiva ancora le caldaie a gas e quindi comunque ci fa rimanere legati ad un modello fossile e va ad intervenire così a pioggia un po' su chiunque, quando noi invece dovremmo intervenire prioritariamente su quelle famiglie, su quella fascia di popolazione più vulnerabile che spesso vivono anche in quelle condizioni e in edifici anche molto più inefficienti sotto il profilo appunto energetico. Ma non è soltanto una questione del parco edilizio. Abbiamo un mondo di possibilità da poter cogliere in ambito industriale. Se pensiamo che gli audit energetici a livello industriale che vengono realizzati molto spesso rimangono raccomandazioni sulla carta, ovvero ci sono potenzialità incredibili da poter sfruttare finché queste raccomandazioni non vengono tradotte in qualche cosa di più stringente, di vincolante, magari anche con poi un aiuto chiaramente anche da parte del governo, da parte di misure insomma anche economiche per stimolare e favorire l'efficienza a livello industriale, è un altro elemento che noi andiamo a perdere e che non stiamo valorizzando sufficientemente. Ma penso anche ad altre misure, penso allo smart working che abbiamo imparato tutti quanti a conoscere durante gli anni questi 2 anni orribili di pandemia, ma che oggi comunque può e dovrebbe sempre di più iniziare a far parte di politiche del lavoro, in cui appunto mettiamo anche al centro il tema dell'efficienza energetica, o ad esempio una forte investimento sul trasporto pubblico per spostare dall'auto privata all'uso dell'auto. Noi abbiamo costruito le nostre città e i nostri territori a misura di auto e non certo a misura di uomo. Dobbiamo invece ripensare questo e potenziare il trasporto pubblico. È la via prioritaria per ridurre anche i consumi energetici. Quindi andando a concludere, in questo momento storico io ritengo che da parte della Commissione europea arrivino forti segnali importanti per aumentare l'ambizione su questi importanti temi dell'efficienza energetica e delle rinnovabili. Purtroppo anche il Repower EU lascia una porta aperta molto grande dal mio punto di vista a nuovi investimenti in infrastrutture fossili, in particolar modo perché dice agli Stati membri di poter aggiungere un capitolo ai loro piani di ripresa e resilienza per andare appunto a individuare eventuali infrastrutture fossili da poter realizzare, anche peraltro andando in deroga del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, che dovrebbe essere un principio chiave, cardine, su cui basare tutte le politiche europee. Quindi arrivano però importanti segnali da parte della Commissione europea. Io mi auguro che il nostro paese sia pronto e sappia cogliere questi importanti nuovi obiettivi e nuova ambizione, perché vedo un paese invece ancora molto lento, in particolar modo sul fronte delle rinnovabili, ma credo che poi Maria Grazia Midulla entrerà sicuramente su questo, perché davvero il nostro paese è davvero in ritardo
sul dispiegamento di impianti di energia rinnovabile e chiudo con una battuta sulla tassonomia evocata all'inizio, che oggi arriva alle sue battute finali. Perché dico questo? Perché è vero, l'atto delegato complementare proposto dalla Commissione europea per definire come investimenti sostenibili anche alcuni investimenti in nucleare e gas, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, mina alle fondamenta quello che doveva essere un regolamento per istituire una sorta di golden rule per gli investimenti verdi. E infatti le critiche sono piovute da ogni dove, in particolar modo il gruppo anche di finanza sostenibile che ha lavorato alla stesura dei criteri della tassonomia ha dato un parere molto negativo rispetto a questa decisione. La discussione che si è tenuta appunto ieri in Parlamento europeo, dal mio punto di vista, è anche abbastanza indicativa rispetto appunto alla frammentazione in questo momento di opinioni, ma un dato è certo, ovvero il mondo della finanza, il mondo finanziario si aspetta chiarezza, e questo tipo di atto delegato invece va a fare esattamente l'opposto, va a confondere ancora di più le acque, cosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno. E poi fa un'altra cosa molto grave, perché ogni euro che noi andiamo ad investire in fonti fossili o in nucleare è un euro che noi stiamo andando a togliere alle altre azioni prioritarie di cui parlavo prima, in particolare efficienza energetica e rinnovabili. E questo dal mio punto di vista è molto molto grave. Il punto su cosa succederà in questo momento. A livello di Stati membri la situazione è super frammentata, e vediamo una Francia che ovviamente chiede e ha fatto carte false pur di avere questo atto delegato. Quindi è molto molto difficile che questo atto delegato complementare possa essere bocciato a livello di Stati membri. C'è però una possibilità che sia il Parlamento a farlo, il Parlamento si è già attivato su questo, noi abbiamo come Verdi presentato una obiezione a questo atto delegato che verrà discussa e votata prossimamente in commissione e poi in seduta plenaria a luglio, una obiezione firmata da più gruppi politici, e questo è un importante segnale che sta a significare la trasversalità con cui ci stiamo opponendo a questa proposta da parte della Commissione europea. Quindi c'è un margine, io sono fiduciosa che possa essere bloccato perché, ripeto, l'introduzione di questo di una classificazione degli investimenti verdi che va a includere anche investimenti, pur con tutte le criteri e paletti che la Commissione europea ha cercato di mettere, ma sono assolutamente inefficaci e assolutamente inutili, dal momento che appunto si va a lanciare un messaggio completamente sbagliato, distorto, proprio a un mercato finanziario e agli investitori che oggi dovrebbero concentrare i loro sforzi in tutt'altra direzione. E io mi auguro che il Parlamento europeo potrà essere in grado di bocciare questo atto delegato complementare. Grazie all'onorevole Eleonora Evi per questo ricco intervento pieno di spunti. E vorrei proprio partire dalla fine per passare poi la parola adesso alla dottoressa Miluna del WWF, ovvero lei, parafrasando quello che ha detto lei sulla tassonomia, è come sul lato delegato alla tassonomia europea per l'inclusione dei gas nucleare, è qualcosa di controintuitivo, che manda dei segnali discordanti soprattutto agli investitori. E se non sbaglio, proprio la dottoressa Medulla l'ha definito qualche giorno fa su Twitter, che è come introdurre i maritozzi all'interno di una dieta. Ecco, partendo da questo spunto, qual è la posizione del WWF sulla tassonomia in generale, sulle politiche ambientali che l'Unione Europea e la Commissione Europea sta proponendo in questo momento storico? E credo che sia mutata, dottoressa, scusi. Sì, mi sono vantata troppo di essere molto familiare con Zoom e quindi immediatamente la legge di Murphy mi ha colpito. E allora, prima di tutto, io non sono qui a dare classifiche. Certamente l'Unione Europea rispetto all'Italia mostra una notevole sensibilità su queste tematiche, ma ancora è sottoposta a una notevolissima, fortissima pressione da parte delle lobby fossili. Se voi andaste a Bruxelles trovereste probabilmente un team, e già noi siamo messi bene, di 5-6 persone del WWF che si occupano di clima ed energia,
diciamo una frotta di 300.000 persone lobbisti che si occupano di energia dal punto di vista business, dal punto di vista oil and gas. Sicuramente Eleonora lo sa perché sarà sottoposta anche lei a un fuoco di fila e richieste di incontro, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che l'Unione Europea ne risente, ma risentiamo del fatto che la transizione in realtà sta avvenendo. E io vedo questi atti di guerra, che sono in fondo atti di debolezza, come anche un sintomo del fatto che la transizione sta avvenendo. Andiamo a vedere quali sono i problemi del popolo e della nazione russa e vediamo che uno dei problemi è che tutta la loro economia dipende dagli idrocarburi, è fondata sugli idrocarburi. Questa è una questione che dovremmo affrontare. Chi segue, come capita a me, da molti anni nei negoziati internazionali, sa che questa è una delle cose che è al centro. Alcuni stati, per esempio l'Arabia Saudita, chiedono da tempo delle compensazioni, cioè chiedono di essere compensati per i mancati guadagni che avranno dai combustibili fossili se il mondo decide di non bruciare tutti i combustibili fossili che sono sottoterra. Cosa che provocherebbe naturalmente un cambiamento talmente di tale portata che moltissime, cioè la gran parte del mondo come lo conosciamo non ci sarebbe più. E questa questione è ovviamente molto importante, però contemporaneamente a questo l'Europa sta anche scoprendo che nelle fonti rinnovabili e nell'uso razionale dell'energia, risparmiando laddove è possibile, c'è il futuro. Praticamente un continente che non ha fonti fossili, perché quando voi sentite la propaganda che dice: ah, perché non andiamo a cercare il gas nell'Adriatico, eccetera, eccetera, è solo propaganda. L'ha detto pochi giorni fa in un'intervista l'ex amministratore delegato dell'ENI Mincato, che diceva c'è una quantità irrisoria di gas nel nostro sottosuolo. Noi abbiamo fatto i calcoli e anche comprendendo, diciamo, la parte più difficile da raggiungere e da estrarre, il gas basterebbe un anno e mezzo al massimo. Quindi è evidente che la soluzione non è nel nostro sottosuolo. La soluzione è rivolgersi ad altro, rivolgersi ai combustibili, tra virgolette, di cui non solo noi abbiamo piena disponibilità, ma di cui avremo sempre piena disponibilità, e in particolare il sole e il vento. La situazione climatica, peraltro, dovrebbe indurre l'Europa, ma in particolare i paesi del Mediterraneo e in particolare l'Italia, a fare in fretta, perché il Mediterraneo è un hotspot climatico, cioè questo vuol dire che nel Mediterraneo c'è una probabilità che alcune condizioni estreme si verifichino, in particolare le condizioni di ondate di calore. Adesso siamo alla vigilia di un'ondata abbastanza forte di calore, e soprattutto la cosa che preoccupa tantissimo è che è un'ondata che arriva a maggio, cioè arriva prematuramente, molto prematuramente, e siccità, quindi per penurie d'acqua. L'acqua sarà la grande questione del futuro. È già la grande questione del presente, e poi anche fenomeni estremi del tipo, anche quelli che ho detto precedentemente sono fenomeni estremi, ma fenomeni del tipo alluvioni, quindi grandi precipitazioni in un arco di tempo limitato che provocano disastri, come tutti noi sappiamo. Il Mediterraneo
è una delle regioni del mondo in cui questo si verificherà maggiormente, accanto all'aumento delle temperature che ormai stiamo vedendo stanno provocando problemi alla salute di natura molto molto forte. L'abbiamo visto ovviamente in altri organismi viventi, in Pakistan con 50 gradi abbiamo assistito a fenomeni incredibili, tipo gli uccelli che volando poi cadono a terra stecchiti per il caldo perché collassano, ma anche il corpo umano non è fatto per temperature come quelle che si sono verificate in Pakistan di oltre 50 gradi. E il corpo umano in realtà è fatto per temperature di circa al massimo sui 37 gradi, che è appunto la nostra temperatura. Tutte le situazioni in cui il corpo umano non riesce a traspirare provocano una sofferenza grossissima e anche conseguenze anche molto molto rischiose. Tutto ciò detto, è evidente che noi abbiamo la necessità urgente di cercare, non dico di fermare, ma perlomeno di rallentare fortemente e in prospettiva fermare questo trend che ha investito per nostra responsabilità, perché l'abbiamo avviato bruciando i combustibili fossili e deforestando principalmente, che ha investito il nostro pianeta. Contemporaneamente al cercare di mitigare il cambiamento climatico, la crisi climatica in atto, dobbiamo adattarci. Che vuol dire adattarsi? Non vuol dire cercare di prendere qualche misura per contenere la situazione, vuol dire cambiare fortemente, perché noi dobbiamo prepararci e anzi, diciamo così, attrezzarci a un mondo che non è più lo stesso mondo dei nostri padri. Quindi dobbiamo già prendere in considerazione quali saranno le parti di costa che verranno sommerse dall'innalzamento del mare, sperando di limitare questo innalzamento del mare, ma insomma ci sono delle parti di costa a rischio, c'è l'ENEA che ha condotto varie ricerche, e c'è un sociologo americano che tra l'altro qui io sono molto affezionata perché ho letto dei libri che mi hanno molto formata, che si chiama Richard Sennett, che si occupa adesso di adattamento proprio delle città, e lui diceva a Venezia non è pensare al Mose, lui non diceva il Mose ma noi che lo conosciamo, non è pensare al Mose ma pensare a come vivere nella città con il mare che si è innalzato, che quindi non, lui diceva addirittura sommersa, io spero che non succederà mai, però questo è la mia resistenza, diciamo, al fatto che a certi scenari tutti quanti noi speriamo, io ho sempre sperato tantissimo di sbagliarmi nella mia vita, e ero all'IPCC nel 95-96 e vi posso dire che tutti gli scenari che loro davano per la metà del secolo alcune delle cose che loro dicevano che si sarebbero verificate per la metà del secolo si stanno verificando oggi, quindi non c'è da stare allegri. Ho molto calcato la mano sull'adattamento, perché il nostro paese, a differenza dell'Unione Europea che sta cercando di spingere gli stati ad attrezzarsi, è particolarmente indietro. Quindi quando ho detto il Mediterraneo, noi dovremmo essere tra quelli che chiedono le misure maggiori, in realtà noi siamo quelli che neanche si attrezzano per quello che sta succedendo. Noi capiamo solo l'emergenza in Italia, quindi noi diciamo l'unica cosa che abbiamo è la protezione civile, e in casi di emergenza abbiamo la protezione civile, ma non è questo un buon modo per reagire. Noi dobbiamo cercare di vivere nel modo migliore nelle nuove condizioni, e questo è in fondo l'adattamento. E dovete tutti quanti voi premere molto perché si approvi il Piano Nazionale di Adattamento, che è fermo ormai da 5 anni, perché è stato fatto nel 2017, è stato sottoposto a consultazione,
noi abbiamo risposto alla consultazione, nel 2018 è stato rifatto, poi è stato portato in conferenza dei servizi, poi in conferenza dei servizi hanno detto no, ma ci vuole la VAS, la valutazione ambientale strategica, hanno fatto la valutazione ambientale strategica, hanno detto che andava modificato radicalmente e adesso non sappiamo chi se ne sta occupando, ve lo confesso, non so chi se ne sta occupando al Ministero della Transizione Ecologica. E altri argomenti di cui avete parlato, che avete posto sul piatto, è naturalmente quali sono gli strumenti della mitigazione. Oggi le fonti rinnovabili, abbiamo detto, sono anche uno strumento di indipendenza energetica, ma sono il principale strumento, anzi oserei dire le uniche tecnologie che ci consentiranno di attuare la decarbonizzazione anche contemporaneamente elettrificando sempre più vasti settori della produzione anche industriale, insomma laddove consumiamo energia, elettrificando questo consumo di energia. E questo come si svolge, come si può fare? Si può fare benissimo, perché appunto abbiamo visto per esempio che il petrolio può essere sostituito dalle auto elettriche, ormai l'elettrificazione avviene in vastissimi settori, possiamo dire che in tutti i trasporti su gomma e siamo oggi in grado di evitare i combustibili fossili. Si stanno risolvendo tutte le problematiche che pure ci sono rispetto a questo, anche qui ritorniamo in Italia, però l'Italia ha deciso, unico paese europeo, di dare gli incentivi anche alle auto che vanno con i combustibili fossili. Voi capite bene che gli incentivi che cosa sono in fondo? Sono uno dei pochi strumenti che ha lo Stato in una diciamo economia di mercato e fondata su principi liberali, uno dei pochi strumenti che ha lo Stato per cercare di indirizzare le cose anche a vantaggio di tutta la comunità. Se noi gli incentivi li usiamo per le tecnologie che dobbiamo abbandonare, è chiaro che stiamo facendo qualcosa di profondamente sbagliato. Questo provvedimento non è un provvedimento a costo zero, ma vede 1 miliardo l'anno per 8 anni, quindi insomma si tratta di bei soldi, vostri soldi, perché questi sono soldi che voi giovani state prestando alla generazione attuale, non sono soldi, diciamo così, tirati fuori da qualcuno, qualche benefattore. Poi sull'efficienza io volevo fare un accenno a una questione. L'efficienza in Italia, l'Italia era qualche anno fa, diciamo una decina d'anni fa, era considerata uno dei paesi più efficienti d'Europa. E a poco abbiamo perso posizioni. Abbiamo perso posizioni semplicemente perché noi gli investimenti non li facciamo nel futuro, li facciamo sempre nel passato, quindi ovviamente non abbiamo condotto nessuna innovazione in modo ragionato. Però anche i provvedimenti che ci sono e che teoricamente sono positivi, come il 110%, hanno presentano un problema, che è quello che puntano poco sull'efficienza, perché un altro problema nostro, e qui bisogna che rizzate tutti le orecchie quando sentite parlare di provvedimento per l'ambiente eccetera eccetera, è che si dice che si fa un provvedimento per l'ambiente, poi in realtà questi provvedimenti non finanziano diciamo dei risultati ambientali forti come potrebbero. Per esempio, la prima versione del 110% finanziava le caldaie a gas, si finanziano le seconde case, ecco, si finanziano, diciamo, le case dei ricchi. Tutto questo non fa bene alla causa dell'efficienza, che peraltro, secondo me, è il vero provvedimento di lotta alla povertà energetica.
ho spesso ricordato, perché queste sono le piccole episodi che fanno, che contano nella vita. Ero in un dibattito a Spinaceto, che è una zona periferica di Roma, e stavo parlando della importanza degli elettrodomestici efficienti, eccetera, eccetera. Adesso li comprate sempre, ogni volta che comprate un elettrodomestico vi offrono già quello efficiente. Allora era proprio una rarità. Si avvicina una vecchietta e mi fa: io, signori, lo farei molto volentieri, però costa e io i soldi non ce l'ho. Ecco, adesso ovviamente gli elettrodomestici efficienti forse costano, diciamo, non richiedono al consumatore grandi esborsi, però allora era così. Noi dobbiamo rendere la transizione alla portata di tutte le tasche. Questi sono, e non solo, ma se noi mettiamo le persone nella condizione di non consumare troppa energia, gli faremo loro un grandissimo favore invece che finanziarli per sprecare energia. E ultima questione che vorrei mettere nel piatto, per poi finire anch'io con la tassonomia, è la questione del che cosa ci manca per la transizione. Noi stiamo parlando della necessità delle rinnovabili, stiamo parlando dell'efficienza energetica, stiamo parlando anche in un contesto in cui c'è in atto una rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale avrà molti punti di contatto con la rivoluzione energetica, naturalmente, basta pensare alla questione dell'elettrificazione e delle potenzialità di risparmio, ma anche per l'adattamento, perché la gestione dell'acqua, la gestione, la lotta contro gli sprechi possono avere grandissimi strumenti in più. Però tutto questo richiede persone che lo sappiano fare, e qui ritorniamo sempre ai giovani. Io ho un'ossessione su questo. Secondo me noi non stiamo facendo tutto quello che dovremmo fare. E la prima cosa che non stiamo facendo è pensare alla formazione delle figure che ci servono e non le figure del passato. La scuola in questo senso non sta facendo abbastanza. Credo che i programmi scolastici, l'ultima volta che siano stati visti, credo perché mi sono informata, non credo perché, siano stati rivisti 20 anni fa. Nei libri di testo degli studi professionali mi dicono che c'è qualcosa qui, qualcosa là, ma che non c'è un quadro preciso della formazione che serve. Non ci sono i corsi per, diciamo così, fare in modo che la forza lavoro del passato, dei combustibili fossili, possa andare verso le rinnovabili. Questo è un grave problema che non viene affrontato. Insomma, la transizione sono tante cose, richiederebbe uno sforzo straordinario, e secondo me il nostro governo, io lo dico con franchezza, nella sua complessità, non dico Mario Draghi perché lui lo dice spesso, però poi nell'azione di governo di tutti i ministri questa spinta francamente non la vedo. In tutto questo l'Unione Europea arriva con una proposta che è proprio frutto della pressione dei combustibili fossili, cioè i combustibili fossili ovviamente adesso sono un po' preoccupati del fatto di vedere, cioè, persone che decidono la pace e la guerra, si vedono così nella possibilità che gli investimenti del futuro non saranno più su di loro, che non saranno delle regalie, come in fondo sono state anche delle regalie, diciamocelo, gli ultimi provvedimenti che hanno fatto fronte a un'emergenza per i cittadini, e quindi da questo punto di vista nessuno può dire nulla. Però diciamo che hanno anche dall'altra parte dato soldi, non solo per quello che diceva Eleonora, ma hanno in qualche modo hanno costituito un ulteriore sussidio ai combustibili fossili. E quindi è chiaro che gli investimenti privati, ma anche forse anche gli investimenti pubblici definiti verdi, che saranno sempre più una fetta larga degli investimenti, non riguarderanno i combustibili fossili. Allora si cerca di scavare delle nicchie. Si cerca di scavare delle nicchie su due cose, che sono il gas
ancora. Noi in Italia abbiamo un dibattito idiota sul fatto del gas e l'energia di transizione. È idiota perché il 60% dei nostri consumi energetici sono coperti dal gas. Avete mai visto un'energia di transizione che è già l'energia di maggioritaria? No, è o sei l'energia maggioritaria o sei l'energia di transizione. Invece no, la chiamano ancora energia di transizione. Adesso dobbiamo far fronte a questa enorme massa di gas e ridurre quello. E invece l'altra cosa ovviamente che c'è nella tassonomia è il nucleare. Sul nucleare penso che ne parleremo dopo, ma la mia opinione è che è una discussione inutile. È una discussione inutile perché non c'è niente di nuovo, non c'è nessuna tecnologia nuova. Ci sono stati due referendum. All'ultimo referendum il no al nucleare è passato con il 94%. Il nucleare copre, siamo buoni, diciamo il 2% dell'energia mondiale, a essere buoni, con tecnologie che sono sempre le stesse da 50 anni perché non hanno fatto nessun progresso. La fusione nucleare equivale, secondo me, al teletrasporto, come diciamo più o meno come concretezza della tecnologia attualmente. Poi se arrivasse una tecnologia che pure si chiamasse nucleare ma che non comportasse tutti i rischi e i problemi del nucleare, allora ne riparliamo, ma attualmente non c'è. Quindi è una discussione inutile fatta per perdere tempo. Ringrazio la dottoressa Miduda del WWF. E prima di passare la parola a Samuele Macconi di Torcia, che porterà alcune domande che sono state fatte negli scorsi giorni su Instagram da alcuni dei loro, diciamo, follower, vorrei proporre una delle domande che è arrivata in diretta da Facebook del pubblico, ovvero ci chiedono se è possibile elettrificare i trasporti per affrancarci dalle fonti fossili, nella misura in cui il consumo italiano annuo di diesel e benzina è comparabile a quello annuo di elettricità, e che elettrificare i trasporti significa raddoppiare il fabbisogno nazionale di elettricità, non facilmente raggiungibile a priori, e forse ancora più complesso se questo tipo di risultato si vuole ottenere solo con solare e fotovoltaico. Qual è un commento su questa domanda? Non so se Eleonora c'è ancora, ma comunque io posso dire che noi stiamo facendo degli studi sulla fattibilità del 100% rinnovabili nel settore elettrico al 2035, ma da tutti gli studi che hanno fatto persone, diciamo così, super qualificate, dall'Agenzia Internazionale per l'energia lo stesso G7 in fondo l'ha detto, è chiaro che in questi studi già l'elettrificazione dei trasporti è contemplata. Se voi pensate che in molti stati, anche diciamo indirettamente da quello che dice il G7, è previsto che dal 2030, massimo 2035, le macchine con il motore endotermico non si venderanno più. E quindi è evidente che questi calcoli non possono che includere anche l'elettrificazione dei trasporti. Quindi queste sono le classiche cose, diciamo, le classiche tiritere, diciamo, scontate, ma chi fa gli studi, chi fa le previsioni, chi fa i modelli, tiene conto dell'elettrificazione dei trasporti, perché oggi sarebbe idiota tenere conto, non tenerne conto. Grazie. Sì, io se posso aggiungere, in realtà d'accordissimo con Maria Grazia, e sono semplicemente a confermare una volta di più che il divieto di vendita di auto con motore endotermico si avvicina sempre di più per essere una realtà.
ovvero anche la Commissione Ambiente ha votato proprio, del Parlamento Europeo ha votato proprio circa 10 giorni fa la sua posizione, ora lo voteremo in plenaria, nonostante appunto alcune resistenze, ma la proposta sta passando e significa appunto una cosa molto semplice, ovvero che appunto il passaggio verso una mobilità elettrica come dire, è vista come la strada per cambiare il settore dei trasporti e però renderlo anche più efficiente, perché dobbiamo anche dal mio punto di vista mettere un po' nel computo tutto quanto, quindi se da un lato noi abbiamo quello che anche dicevo all'inizio, noi abbiamo senza dubbio anche un bisogno di abbandonare il modello dell'auto privata e del mezzo privato per spingere fortemente sul trasporto pubblico, che deve essere trasformato il prima possibile in una mobilità pulita e quindi elettrica, è possibile, anche noi abbiamo, come Verdi, stiamo proprio realizzando anche noi, abbiamo fatto commissionato uno studio alla Lund University proprio per confermare lo scenario 100% rinnovabile a livello europeo, e questo studio dai primi risultati conferma che questa strada è possibile. Qui si tratta senza dubbio di insomma, elettrificando tutto, noi siamo ben consapevoli che ci sarà una necessità di produrre energia, ma il tema qui è agire, come dicevo prima, fortemente sulla riduzione dei consumi energetici e quindi sull'efficienza energetica. E questo deve essere considerato prioritario. Quindi non possiamo fare i conti ad un futuro con un futuro in cui, perché molti sento spesso dire questa cosa, aumenteranno i consumi energetici perché appunto elettrifichiamo tutto. Dobbiamo in realtà tenere in considerazione invece i grandi impegni che dobbiamo mettere in campo per dispiegare tutte le potenzialità dell'efficienza energetica. Grazie onorevole Evi, e a questo punto passerei direttamente la parola a Samuele, che vi porrà le domande che sono state raccolte dai giovani. Sì, ho ascoltato gli interventi, insomma, dell'eurodeputata e della dottoressa Midulla, e devo dire che li ho trovati molto interessanti, perché in un certo modo i temi che sono usciti interessano molto la nostra community. E me ne sono segnate ad esempio tre: le contraddizioni per quanto riguarda i provvedimenti fatti a livello governativo, l'ansia, questa ecoansia generazionale che, diciamo, vediamo molto nei commenti che ci arrivano. Abbiamo fatto un sondaggio domenica in cui sono usciti fuori dei dati molto interessanti su questo punto. Mi sembrava circa il 70% di chi ci segue che ha abbastanza o molta paura di quello che verrà il cambiamento climatico. E poi anche lo skill mismatch, e questo è ancora forse più interessante, perché riesce ad unire da un lato il problema della nostra generazione, quello di cercare lavoro, avere un lavoro sia soddisfacente ma anche ben pagato, da un lato il fatto che appunto non si trovi. Forse effettivamente se ci fossero le possibilità di migliorare o portare più giovani a studiare corsi di studio, fare corsi di studio legati all'ambiente, sarebbe davvero molto positivo. E comunque notiamo questa attenzione nei commenti di chi ci segue. Per quanto riguarda più la tassonomia, noi abbiamo lanciato nelle storie di ieri un piccolo sondaggio, abbiamo fatto una domanda, abbiamo chiesto a chi ci segue se sono aggiornati sulle ultime politiche energetiche europee, un tema che noi con Torcia abbiamo seguito fin da subito. Mi ricordo che il primo post sulla tassonomia era addirittura dell'ottobre scorso, e diciamo che il risultato di questo sondaggio, di questa domanda, è che diciamo la maggior parte delle persone, la quota più grande di persone che hanno risposto, circa 1000 persone, hanno detto che appunto sono molto interessate, ma non si informano, diciamo, non si informano troppo su questi temi. La seconda risposta più popolare, con 500
diciamo, risposta era mi interessano e sono informato, poi c'era no, però mi interessano e vorrei informarmi di più e non mi interessano e non sono informato. Quindi sicuramente c'è un interesse, c'è anche una volontà di informarsi di più e noi, diciamo, con progetti come Torcia cerchiamo di avvicinarci e di dare un attimo voce ai giovani e di capire anche quello che vogliono. E in questo senso è interessante anche vedere le risposte che ci sono arrivate nel box che abbiamo fatto dopo questa domanda, cioè abbiamo chiesto se l'atto del proposto dalla commissione che vuole introdurre sotto certi criteri il gas e il nucleare nella tassonomia sia una cosa positiva o no. E è successa una cosa che io mi aspettavo, cioè che diversi commenti, non dico tutti, ma molti erano abbastanza favorevoli al nucleare, mentre quelli, diciamo, favorevoli al gas erano nettamente di meno. Io ovviamente, prima di venire qui a parlare con voi, mi sono andata a vedere i commenti che ci hanno rilasciato i nostri follower nei post di quando parliamo di energia, di nucleare, di gas, transizione energetica, eccetera. E sicuramente, questa è una cosa che abbiamo notato molto, c'è una sensibilità molto grossa relativa al nucleare. Non dico che tutti siano a favore, assolutamente, però ci sono molte persone che chiedono anche di essere informate, di capire, di approfondire questo argomento. E questo è un po' emblematico, forse, e l'ho trovato molto emblematico perché a marzo del 2021 avevamo fatto un sondaggio, era, mi sembra, non so perché stesse parlando di nucleare, abbiamo fatto questo sondaggio, il nostro termometro, un sondaggio ovviamente senza alcuna valenza scientifica, però molto interessante per capire chi ci segue più o meno cosa pensa, in cui quasi l'80% di chi ci seguiva diceva che secondo lui c'erano un po' dei pregiudizi e non riuscivano nel dibattito e non si riesce a giudicare liberamente il nucleare. Questa è una cosa che ricordo ci colpì molto all'epoca e infatti ci diede anche modo poi di approfondire. Abbiamo organizzato, insomma, interviste, dibattiti anche legati a questi temi. E tra l'altro questa cosa poi è rimasta un po' durante i mesi, è risuccesso quando ad esempio abbiamo pubblicato la notizia che Salvini, è stato qualche mese fa, ha annunciato che voleva raccogliere le firme per un referendum sul nucleare, e anche lì tantissimi commenti molto interessanti. E quindi noi semplicemente siamo giornalisti, noi vediamo chi ci segue, scrive queste cose e cerchiamo di capire il perché. E anche per questo volevo chiedere, insomma, alla dottoressa Midulla, che è qui, perché c'è questa attenzione dei giovani verso il nucleare e perché manifestano, come dire, questa distanza dalle nuove generazioni su questi temi. Ma allora comincio dalla prima considerazione che ha fatto sull'ansia, e io sono veramente molto solidale con i ragazzi, e peraltro i motivi d'ansia non mancano sotto vari punti di vista in questo periodo. Però noi stiamo parlando in questo momento, diciamo, un po' criticando. Dal vostro punto di vista è un'occasione incredibile per formare il mondo come dovrebbe essere, non so come dire, forse un'occasione imperdibile, perché la finestra in cui siamo, che purtroppo si rischia di chiudersi se non agiamo in fretta, è una finestra in cui attraverso, diciamo, facendo fronte al cambiamento climatico, si affrontano e sperabilmente si risolvono anche altri problemi.
Uno di questi problemi è sicuramente il nostro rapporto non solo con il clima, ma anche con la natura, quindi con l'uso delle risorse naturali, eccetera. Quando sentite parlare di economia circolare, molto spesso ne parlano a sproposito, ma in natura nulla si butta. Noi abbiamo creato un sistema che è pieno di rifiuti, di tutti i tipi. Anche il gas di scarico delle auto è un rifiuto, se ci pensate. Ecco, c'è l'occasione di non perdere nulla, anche perché siamo coscienti che le risorse, con la popolazione mondiale arrivata ormai avviata, anzi verso cifre stratosferiche, noi dobbiamo le risorse usarle e riusarle il più possibile, e quindi questo ne va proprio del nostro benessere. Però è qualche cosa che ci farà vivere meglio, non ci farà vivere peggio. La seconda cosa, ovviamente, è l'inquinamento, che è una cosa di cui non si i ragazzi non ne parlano più. Però l'inquinamento non è solo la plastica nei mari, che è pure un problema importantissimo, ma è lì, cioè, ci sono centinaia di migliaia di persone che muoiono di morte prematura a causa dell'inquinamento. La pianura padana è peggio di una camera a gas. La pianura padana si vede dallo spazio quanto è inquinata, non so come dire. E tutte queste cose, per esempio usando tecnologie diverse dalle attuali, sicuramente potranno essere... Non dico curate, ma perlomeno attenuate. Ma soprattutto, secondo me, noi dobbiamo cambiare proprio un modello che, per esempio, dà più importanza alle cose e meno alle relazioni. Questo io sono convinta che i ragazzi lo sanno. I ragazzi intimamente sanno che questo è il problema di questo mondo. Quindi non cedete all'ansia, per favore, ma invece cercate di fare in modo che tutto questo serva a evolvere in un senso maggiormente positivo. Cedere all'ansia, cioè l'ansia può essere una buona base per partire, però bisogna poi reagire per il positivo. Il lavoro, abbiamo già detto, ma è interessante la considerazione che lei faceva, molto interessante. Da riprendere, però adesso non voglio parlare altri 20 minuti. Il nucleare, invece, secondo me, qui bisogna discernere. C'è in atto, chi frequenta Twitter lo sa, per esempio, c'è in atto sicuramente una manovra organizzata, cioè, e loro non lo nascondono nemmeno. Ci sono dei giovani studenti, un gruppetto di giovani studenti, un gruppetto, non un gruppone, un gruppettino di giovani studenti capeggiati da un tizio che si fa chiamare avvocato atomico, che diciamo, ogni volta che uno fa un messaggio, che io faccio un messaggio che lontanamente gli dà il destro per parlare di nucleare, cominciano con delle frasi fatte, cominciando ama il nucleare, ah, ma tanto è scontato che le rinnovabili non possono far fronte alla domanda di energia, quindi c'è bisogno del nucleare. Tutte frasi fatte, e devo dire che mi annoiano mortalmente. Io che mi sono fatta, anche se ero una ragazzina, ma mi sono fatta il referendum dell'87, il referendum del 2011, francamente stare ancora a discutere di queste cose è una noia mortale. I problemi non sono stati per niente risolti, però io capisco che i giovani di oggi non hanno vissuto quel periodo che ho vissuto io. Io quando andavo a scuola mi leggevo la rivista Sapere, dove tra l'altro c'era una redazione dove c'erano anche i nuclearisti, quindi, che però poi si sono pentiti, cioè che poi hanno cambiato opinione, tra questi un grande padre dell'energia in Italia, Giovan Battista Zorzoli. E leggevo gli articoli di quella rivista, mi sono informata, e chiaramente poi quando è arrivato il referendum ero già informata. Ecco, la cosa che vi consiglio è di informarvi, di leggere.
però stando ben attenti alle fonti, perché oltre al rischio appunto che operazioni organizzate facciano apparire che ci sia un grande favore per il nucleare quando in effetti non c'è, e c'è anche il rischio che voi non conosciate la fonte e allora, non avendo, dando valore alla fonte, potete mettere tutto sullo stesso piano. Potete mettere sullo stesso piano uno che scrive porno e con quello che scrive i promessi sposi. Se voi li giudicate tutti con lo stesso metro, sono la stessa cosa? Non sono la stessa cosa. Ecco, questo è, il discernimento che è sempre valido, che va attuato. Io prometto che chi lo vorrà e chi è interessato e chi non fa parte del gruppo dei nuclearisti, perché lo sgamo subito, anche se si possono naturalmente, se mi iscrive a m.midulla@wwf.it, gli mando loro le domande e risposte dove c'è una ricca argomentazione sul perché il nucleare non è tutto quello che vi dicono, e soprattutto c'è una ricca bibliografia, poi voi vi potete andare a informare la fonte, anzi vi consiglio fortemente di andare a informare la fonte. Grazie per la risposta. Non voglio entrare nel merito, insomma, di chi cerca di promuovere un messaggio nel modo, diciamo, più, non so, positivo, negativo, eccetera. Ognuno cerca di far passare poi le proprie idee. Però mi incuriosiva appunto da osservatore più questo aspetto, cioè senza entrare nel merito, poi uno effettivamente può andarsi a cercare le fonti. Noi abbiamo fatto un dibattito, come ti dicevo prima. E mi interessa questo, cioè allora se effettivamente sui social, che è un po' il nostro campo di studio, diciamo su Instagram, va per la maggiore, diciamo, questa narrazione, no? Ok, quindi abbiamo molti giovani che si interessano a questo tema, a quello del nucleare. Perché le associazioni, magari anche quelle storiche, non riescono ad avere quella mano, no? Non riescono ad avvicinarsi così tanto ai giovani? Perché abbiamo visto, ad esempio, i Fridays for Future, che sono cresciuti negli ultimi anni, no? Abbiamo visto questi giovani prendersi le strade, una cosa bellissima. E poi però effettivamente mi sembra che la comunicazione sui social, comunque, diciamo, quei discorsi magari raggiungono le redazioni, perché ci siamo noi che gli diamo valore, c'è chi ci segue, ma non si entra poi nell'attivismo, non si fa qualcosa di concreto. Volevo chiederti appunto anche dal tuo punto di vista del WWF, com'è la relazione con i giovani social. Guarda, tu hai ragione, è un argomento di grande riflessione questo. Tu che vivi nei social, ovviamente ti sarei fatto molte domande e avrei visto The Social Dilemma su Netflix, che queste domande le fa esplicitamente. E i social sono ancora più infidi in un qualche modo come terreno rispetto ai media tradizionali, però ci sono e quindi noi ci commisuriamo. Io devo riconoscere, e su questo devo ammettere un mio limite, che nonostante sia scritta Instagram non lo uso assolutamente, non mi piace assolutamente, e mentre invece appunto uso di più Twitter, perché è fatto più sull'attualità, più sulle cose. È una fonte di notizie, perché quando succede qualche cosa su Twitter lo sai immediatamente, che per una persona che diciamo c'ha anche come passione di fondo in realtà la storia, che io da qui vengo come passione personale, è chiaro che mi prende di più. Però noi ci commisuriamo con i social media, ovviamente sempre più stiamo cercando di raffinare il nostro modo per entrare in contatto con i giovani. Probabilmente i Fridays for Future, così come altre organizzazioni giovanili, sono sui social più e meglio di noi, ma la nostra organizzazione giovanile, che si chiama WWF Young, anche, anzi è una community, noi la definiamo una community giovanile, e si sta ponendo da tempo questo tipo di problema. Ovviamente noi sui social non entreremo mai come fanno i nuclearisti. Ecco, vorrei dirti,
che il nostro stile, perché noi dobbiamo essere coerenti con quello che pensiamo, non sarà mai quello di fingere di essere tanti per cercare di dare l'impressione che un'opinione prevalente rispetto ad un'altra, oppure, come fanno quasi sempre, aggredire con richiami, richiamandosi l'un l'altro, e cominciare a tempestare di messaggi che sono quasi sempre la stessa frase ripetuta. Ecco, questo non sarà il nostro stile, non è il nostro stile. Il nostro stile è quello di interloquire con le persone e cercare di avere un confronto. Sui social il confronto è molto difficile, quindi anche a te, perché tu sei quello che vive in questo ambito, lancio la sfida, ma in realtà lancio l'invito a collaborare per vedere come riuscire ad avere un confronto vero e non cercare così di acquisire persone alla propria opinione, perché in modo anche raffinato, perché ci sono stati fior di persone che hanno visto che addirittura ci sono delle tecniche raffinatissime per cui che ne so, anche da posizioni opposte si cerca di catturare chi la pensa